Diego Fusaro, filosofo contemporaneo, uno dei filosofi che vuole rompere gli schemi. Diciamo che sei forse l'unico politicamente scorretto rispetto a quella cultura dominante che oggi c'è in Italia. Ma non lo so se sono l'unico, spero di no, francamente. Sicuramente non si può essere filosofi accettando il si dice, cioè accettando quelle coordinate politicamente corrette, come sono state appena definite, che impongono alla riflessione di muoversi entro un perimetro già stabilito. La filosofia è esattamente la messa in discussione radicale di tutto e quindi anche delle coordinate prestabilite, dette politicamente corrette. Una filosofia che accettasse il politicamente corretto rinuncerebbe per ciò stesso alla propria vocazione critica e socratica. Quindi ecco, la filosofia non può non essere politicamente scorretta, diciamo così. Ecco, facciamo due nomi, Gentile da una parte e Gramsci dall'altra. Oggi tra le altre cose parlerai proprio di Gramsci. Beh sì, sono due autori, come dire, apparentemente opposti, che hanno avuto vicende politiche evidentemente diverse. Uno è morto sul fronte comunista, l'altro è morto sul fronte fascista, e sono due autori che hanno pensato l'Italia, sono due autori italiani, direi di più, sono due eroi italiani, perché al di là della differenza, ripeto, delle due posizioni, hanno con coerenza testimoniato fino in fondo le idee in cui credevano. Cioè sono l'emblema di quella coerenza e di quel coraggio della verità che è una delle prerogative, se non la prerogativa principale, a cui la filosofia dovrebbe rimanere sempre fedele. Per non parlare poi del fatto che al di là dell'apparente opposizione teorica, tra Gentile e Gramsci vi sono tutta una serie di punti di convergenza, se non di vero e proprio contatto filosofico, che andrebbero esaminati attentamente al di là delle facili e liquidatorie soluzioni con cui vengono intesi come opposti, e che anche nel saggio di cui discuteremo questa sera su Gramsci ho provato a ricostruire per mostrare come la filosofia dell'atto puro di Giovanni Gentile e la filosofia della praxis di Antonio Gramsci abbiano molto in comune, siano entrambe di derivazione hegeliana ed entrambe, nel caso di Gramsci evidente, in quello di Gentile un po' meno, abbiano una forte derivazione anche dal pensiero di Marx, in particolare dal Marx delle 11 tesi su Feuerbach, che entrambi traducono, Gramsci nei quaderni del carcere e Gentile in quel testo che segna il destino della ricezione di Marx in Italia, La filosofia di Marx del 1899, che è una raccolta di due saggi estremamente importanti di Gentile, che oltre a essere una pietra miliare della ricezione di Marx in Italia, come dicevo, sono molto importanti anche per la maturazione della filosofia attualistica di Gentile. Gentile non sarebbe mai arrivato all'attualismo se non fosse transitato per la filosofia della praxis di Marx. Ma quindi possiamo dire tranquillamente la cultura dominante vuole dividere gli italiani tra fascisti e antifascisti per continuare a imperare e a comandare? Beh, certamente, come dire, Gentile e Gramsci evidentemente, come dicevo, sono di culture politiche differenti. Oggi, che siamo al di là evidentemente di quella temperie culturale e politica, continuamente è, non dico negato, ma come dire, è addirittura scoraggiato in partenza un possibile studio che analizzi le profonde vicinanze fra questi autori, perché il si dice politicamente corretto vuole che Gramsci in quanto comunista e Gentile in quanto fascista debbano essere condannati a una damnatio memoriae eterna, perché il pensiero unico neoliberista è quello che impone come unici autori, uniche correnti valide e degne di essere studiate e metabolizzate, quelle coerenti con il proprio codice filosofico. Ora, per problemi filosofici, culturali e politici, né Gentile né Gramsci evidentemente sono inquadrabili all'interno dell'odierno panorama filosofico-politico. Il fatto che gli allievi di Gentile squalifichino Gramsci come comunista e gli allievi di Gramsci squalifichino Gentile come fascista non fa altro che provare, come dire, il grado di ideologia in cui è bloccato il dibattito politico, che rende impossibile anche solo affrontare questo tema decisivo al di là dei vecchi schemi e delle vecchie ideologie. Ti piace su Facebook citare la figura di Ezra Pound come oppositore al sistema bancario, usocratico,
l'Europa di oggi, l'Europa delle banche, l'Europa dell'euro, con Pound forse non sarebbe mai arrivata. Ma intanto Ezra Pound è uno dei più grandi poeti del Novecento e come tale deve essere riconosciuto prima e al di là di ogni ideologia politica. Il fatto che venga squalificato in quanto fascista la dice lunga sul grado di ideologia in cui siamo paralizzati oggi, e lo dico io che non sono mai stato né sono ora fascista, però riconosco la grandezza, l'eccedenza, ecco, di senso e di grandezza di questo autore rispetto alle vecchie ideologie. Oltre al fatto che la critica di Pound al tema dell'usura è profondamente attuale per comprendere i meccanismi all'interno dei quali ci troviamo, e può benissimo essere fatta interagire con le critiche di Marx e di Gramsci al sistema capitalistico, perché no? Qui bisogna non tanto interessarsi della provenienza o dell'appartenenza ideologica degli autori, ma di ciò che al di là di questa provenienza e al di là dell'appropriazione ideologica che ne fanno gruppi e gruppetti più o meno fuori tempo massimo, hanno ancora da dire. Questo è il punto fondamentale, questa è l'unica cosa interessante. Per dirla con Heidegger, ciò che conta è proseguire con la nostra testa sulla stessa via, senza curarsi dell'opinione pubblica intorno a sé. Noi in tasca abbiamo l'euro. Quando riusciremo a uscire da questa finta moneta? Ma anzitutto occorre decolonizzare l'immaginario e comprendere che l'euro non è solo l'euro, per dirla in maniera semplificatoria, ovvero sia che l'euro non è soltanto una moneta, come si dice appunto nei circuiti ampiamente manipolati e corrotti dell'opinione pubblica. L'euro è un preciso metodo di governo per imporre le riforme cosiddette neoliberiste all'insegna della distruzione del sociale, della rimozione dei diritti e dell'imposizione del nuovo regime neoliberista della produzione, dello scambio e del consumo. Quindi l'euro, già solo per il fatto di per sé ovvio e banale che è una moneta privata e transnazionale, non è soltanto una moneta, ecco, è il segnalatore di un incendio, è il segnalatore di un problema ben più ampio che potremmo chiamare in termini generalissimi il problema della spoliticizzazione dell'economia, ovvero di un'imposizione non più politica di un ordine economico in cui il potere dell'economia, le banche criticate da Pound, i nessi di forza capitalistici criticati da Gramsci e Marx, si impongono senza più essere disciplinati, limitati e governati dalla forza politica. Questo è il punto fondamentale per affrontare in via preliminare la questione dell'euro e dell'Europa.